Una mia amica oggi mi ha mandato un video dove c'era una signora che denunciava questo fatto, cioè che aveva fatto dei tamponi e le si attaccava una calamita al naso. Io ho provato, perché anch'io ho fatto dei tamponi, è una cosa normale che mi si attacchi una calamita al naso? Secondo me no. Allora, sì, anche se lo faccio di qua, si attacca, se lo faccio di qua, si attacca, sento proprio un punto di attrazione, se invece lo faccio qui, non si attacca, se lo faccio qui non si attacca, se lo faccio qui non si attacca. Mi hanno scritto che era per il sudore, non c'entra niente il sudore, perché vi assicuro che non sono tanto tranquilla e sto sudando freddo. Non è una cosa normale. Mamme, avete fatto tamponare i vostri figli? Cominciamo a denunciare questa cosa, perché io non ho autorizzato nessuno ad inserire nel mio corpo delle sostanze ferrose. Se poi prendo questa calamita che è ancora più grande e la metto sullo sterno, in un punto dello sterno, mi si attacca proprio come su un frigorifero. È una cosa normale questa? Meglio dire di no. Non è una cosa normale. Io lunedì vado a denunciare Speranza, vado a denunciare l'ospedale di Cremona, perché io ho qualcosa di ferroso all'interno del mio naso e del mio sterno, forse dei miei polmoni, dove una semplice calamita si attacca. Vi invito a denunciare anche voi, perché questa non è una cosa normale. E non è complottismo, non è. Si attacca. E non è una cosa normale.